promozione Rally Covid. Alessia, la prima di Ruzzo e Donatello. Campionato assoluto Rally Top Tip. Malgrado la stagione, la vigilia del Rally di Milano è decisamente calda. Sette gare e con ora di anticipo sul finale di stagione, il campionato promozione Kenwood si è concluso in riva allo Stato di Messina, anticipando il futuro della serie, che dal prossimo anno sarà infatti riservata alle due litri. Il duello fra i piloti rimasti a contendersi il titolo, Romeo Deila e Gianni Russo, si è risolto a favore di quest'ultimo, che ha suggellato la conquista dei titoli assoluto di Gruppo A e di Formula 2, con la prima vittoria alla guida dell'agile Rocky Williams 16 valvole preparata dall'autorent per i colori della Meteco Corse. Torna a casa con le pive nel sacco invece era Romeo Deila, ritiratosi per uscita di strada nella sesta prova, quando con la Lancia Delta preparata da Barbosca era riuscito a staccare di 10 secondi il rivale. Già deciso il titolo femminile, andato alla Carinaghi, a Messina sono stati assegnati anche quelli di Gruppo M e Gentleman, andati a Griotti Imperio, straordinari secondi assoluti davanti a Baglierini. Un successo, quello conquistato da Russo, che ripaga il torinese dall'aver creduto subito in una vettura a due ruote motrici, quando molti avversari, poi persisi per strada, potevano contare mezzi 4x4, che sulla carta erano più prestanti. Un finale amaro invece per Romeo Deila, che ha fatto di tutto per rincorrere quella vittoria alla quale, fin dalla prima gara, non ha mai smesso di pensare, nonostante gli errori e la sorte avversa. Quattro ritiri, un solo successo nelle precedenti gare. Assenti alcuni degli abituali protagonisti del Gruppo A, a Messina hanno avuto l'onore della cronaca anche i piloti alla guida di auto di serie, con Griotti che nelle prime battute di gara ha migrato a controllare Sottile,
suo rivale per la conquista del titolo di gruppo N, e che dopo il ritiro di quest'ultimo si prese il lusso di portarsi al secondo posto assoluto. Griotti ha preceduto Baglierini e Lizzi, che nell'ultima prova hanno dato tutto per difendersi dalla rimonta del locale tramontana, le cui ambizioni sono state ridimensionate da 30 secondi di penalità, combinateli dopo due prove. Sì, è stata davvero una vittoria fantastica. Abbiamo portato a casa molto più di quanto pensassimo, perché portare a casa una vittoria assoluta poi qua a Messina ci ha fatto davvero piacere, una gioia fantastica. Portare a casa il titolo di World Motrici, che era il nostro principale obiettivo inizio anno, e addirittura il titolo assoluto, insomma non ci speravamo ieri sera. La gara è stata impegnativa, mi spiace davvero a livello sportivo sinceramente per Romeo Deila, che si è ritratto sulla sesta, ci ha dato via libera così per la vittoria assoluta. E sono molto soddisfatto anche della vettura, questa Renault Clio, che nel corso dell'anno si è dimostrata affidabilissima, velocissima, lo sapevamo già, e ha dimostrato anche affidabilità, ci ha portato in fondo al campionato. Una vittoria così davvero non me la sarei aspettata inizio stagione. Vincere qua a Messina in questo contesto di pubblico, strade stupende, un rally bellissimo, è una doppia soddisfazione. Abbiamo vinto il gruppo N, che era il nostro principale obiettivo, è venuto anche un secondo posto assoluto, che non era forse del tutto cercato, perché il nostro obiettivo era di controllare la gara di Sottile, però siamo molto soddisfatti. È stata una gara, un campionato molto, molto combattuto, specialmente sul finale, sono venuti fuori degli ottimi avversari, Sottile, Bandierini. E vincere un campionato su asfalto dopo un campionato su terra è doppiamente soddisfazione. Chiaramente a questo ha contribuito la Meteco Corse, la tecnica Bertino, tutti gli amici che mi hanno seguito in questa bellissima stagione. Come annunciato, non si presentano alle verifiche Guzzardi e Wimmerle, ormai fuori lotta per il titolo. Ma in compenso, fra i 68 partenti non mancano quasi tutti gli altri protagonisti della serie. Le prime quattro prove, sui monti peloritani, danno già l'idea di quella che poi sarebbe stata la lotta per la vittoria. Russo rifila 2 secondi a Deila nel primo tratto, ma quest'ultimo fa altrettanto nel secondo, appaiando il rivale in testa. Nella seconda prova si ritirano Doberti e Giacobbe. Deila e Russo non si risparmiano e fanno pari nella terza prova. Sottile li segue e nel gruppo N precede di 5 secondi Griotti. Nella quarta prova Deila non ci sta più, stacca di 4 secondi Russo e fa intendere di volersi involare, rifilando al torinese altri 6 secondi nella speciale successiva. Nella sesta prova Deila mette 2 ruote sul bracciolino in una curva a destra, la sua delta scivola sulla terra e torna in strada, ma dopo un chilometro si stacca una ruota, essendosi danneggiata la sospensione in un salto. Deila non può proseguire e deve dare addio alle speranze di vincere il campionato promozione 1994. Nella stessa speciale si ritira anche Fassitelli. Sulla sua Opelastra si è rotto il differenziale. A Russo non resta che amministrare 57 secondi di vantaggio su Griotti, ma questo non gli impedisce di continuare a far segnare i migliori tempi. Oltre che nella prova che gli consegna la leadership, il torinese è il più veloce anche nella settima prova e nella nona. Nel frattempo anche Griotti può tirare i remi in barca, poiché nella stessa speciale che costa il ritiro a Deila, Sottile deve dare addio alla speranza di conquistare il titolo di gruppo N per la rottura del tour della sua Ford Escort Cosworth. Griotti controllerà prima il messinese Brisuglio, ritirato all'ottava prova, e poi Baglierini. I loro distacchi dal vincitore saranno rispettivamente di 2 minuti 10 e di 4 minuti 25. Bandierini, nell'ultimo tratto cronometrato, tenta il tutto per contenere la rimonta di tramontana. Vince la prova e rompe il turbo nell'approssimarsi della conclusione. In 40 vetture portano a termine la gara, ben organizzata dall'Automobile Club Messina, e svoltasi con buone condizioni atmosferiche, a parte una leggera pioggia che è caduta sui secondi passaggi di Portella Madrazzi e Furnari. Thank you.
lontano il consueto sole cocente di luglio ed anche la relativa adesione oceanica dei piloti piemontesi al Rally della Lana. Ma fuori i comprimari, sono una sessantina gli iscritti, restano attatti i motivi della gara, con tutti, o quasi, i maggiori protagonisti del campionato assoluto al via. Quanto al caldo, comunque non mancherà. Ci penserà la posta in palio a sostituire il Solleone. Al Rally Biellese, infatti, si potrebbero decidere gran parte delle rincorse ai vari titoli tricolori, ad iniziare da quello assoluto, rimasto una questione a tre. Il favorito Cunico, il suo principale rivale Longhi, e quel Piero Miratti che sulle strade di casa spenderà gli ultimi spiccioli delle sue speranze. Per l'appuntamento che potrebbe essere decisivo, una vittoria consegnerebbe il titolo a Cunico con una gara di anticipo, tutti i team hanno deciso di concentrare ogni sforzo su un solo pilota, dando fondo ad ogni carta sul piano tecnico. La Ford rinuncia a provare Viale sulla seconda escort inglese e mette a disposizione di Cunico un ulteriore aggiornamento dell'elettronica di gestione del propulsore. In casa Grifone viene conclusa la stagione di Gilberto Pianazzola, ma la grande novità è che per Piero Longhi ci sarà a disposizione l'esemplare di Toyota Celica che ha vinto il Sanremo nella mano di Oriol, il meglio in circolazione delle coupe giapponesi. In gruppone fra le due litri si utilizzerà invece la tattica opposta. Fra le vetture di serie, Bentivogli avrà come scudiero Marco Gatti nel tentativo di arginare un nuovo attacco di Manfrinato, con ulteriore terzo incomodi Grizzi e la Minaretto con le Escort. E Aldo Calabrini ha il debutto realistico con la Toyota di Fren. Nella lotta fratricida fra le Crew Williams, contro Paolo Andreucci ci saranno sia il suo avversario per il campionato, Renato Travaglia, che Olgati e Tonso. Infine, ultimo attacco di Luisa Zuelli al primato di Enrica Munaretto fra le Adane. La gara piemontese si articolerà su 16 prove suddivise in due tappe. La prima partirà da Biella alle ore 21.45 di venerdì 4 novembre e comprenderà 6 tratti cronometrati, 3 da ripetere, e precisamente le prove di Corino, di Crosa e di Ronco. La seconda tappa partirà sempre da Biella alle 14.30 di sabato 5 e si concluderà in nottata, verso le 23.30. Con 5 prove da ripetere, saranno di scena le speciali di La Campore, La Sella, Boreto, Rozzo e Ailoche.